Benvenuti o bentornati su Fantapolenne e benvenuti al Fantamercato della Sampdoria. Che cos'è il Fantamercato sul mio canale? Quello che fanno molti YouTuber. Quindi è una sessione di mercato estiva che è ideale, quella che io farei se fossi il direttore sportivo della Samp per rinforzare la squadra senza però sfociare nel ridicolo, nell'assurdo. Quindi cercherò nel mio mercato di rispettare i vincoli di bilancio della Sampdoria, le richieste dell'allenatore, la credibilità, la fattibilità delle operazioni, però cercando ovviamente di rinforzare la squadra. Per cui cosa vado a fare? La Samp è stato un lavoro impegnativo rispetto ad altre squadre, mi ci sono dovuto impegnare di più. Perché? Perché è una squadra che viene da 2 anni di rivoluzioni tattiche, e soprattutto nell'ultimo, una squadra che ha cambiato tanti moduli negli ultimi 2 anni e quindi ha in rosa, sia in prestito che direttamente a disposizione anche nell'ultima stagione, un sacco di giocatori che sono inadeguati a quello che sarà probabilmente il modulo della prossima stagione, perché ho letto che dovrebbe essere confermato Giampaolo gioca con il 4-3-1-2, non ci si schioda da lì, e ci sono tantissimi giocatori che invece sono da 4-4-2, da 4-3-3, da 3-5-2, ci sono giocatori che sono inadeguati per questo sistema di gioco. Quindi ho dovuto fare una rivoluzione molto forte, abbondante a livello proprio numerico, quantitativo di giocatori ceduti e giocatori acquistati, senza però sfondare il bilancio della Samp. Anzi, vi dirò, io ho completato il mercato e chiederò alla società, a cui non è che posso chiedere la luna, vista anche la situazione societaria molto particolare, chiederò 4 milioni per fare il mercato. Farò il mercato con 4 milioni, quindi una cifra assolutamente abbordabile. In cambio però riduco tanto il monte stipendi, cioè vado a ridurre il monte ingaggi, a cedere giocatori con stipendio oneroso, vado a snellire la rosa, cioè a livello numerico a togliermi di torno tanti giocatori che non servono a questo progetto. Quindi è vero che concludo la campagna acquisti con un segno negativo di 4 milioni, ma è altrettanto vero che risparmio tanto a livello di monte ingaggi, che per le società sono spese ben più grosse di quelle che non sono i cartellini dei giocatori. Quindi questa è l'operazione che voglio fare di una Samp che il prossimo anno, con questa squadra che vado a costruire, dovrebbe salvarsi senza nessun problema, cioè senza patire come è successo quest'anno, una squadra da metà classifica tranquilla, che può togliersi delle grosse soddisfazioni e va anche un po' incontro a quelle che sono le esigenze tecnico-tattiche dell'allenatore, cioè di Giampaolo, che quest'anno ha dovuto fare un po' le uova con la frittata con le uova che ha trovato, cioè con una squadra che non era preimpostata per fare il 4-3-1-2. Bene, piccola postilla sul mio fantamercato: i miei fantamercati sono ovviamente fantasia, quindi non vado a prendere giocatori che realmente orbitano, almeno seguendo il giornalismo, attorno alla Samp. Però vado a prendere giocatori che la Samp potrebbe prendere senza problemi, cioè che se la Samp volesse prendere questi giocatori potrebbe tranquillamente intavolare trattative alla sua portata, e i giocatori potrebbero tranquillamente vedere la Samp come una meta gradita. Quindi non vado a dare nomi improbabili, assolutamente. E il mio fantamercato è legato a tutti gli altri. Trovate già sul mio canale il fantamercato di Roma e Bologna, quello della Samp è il terzo che porto sul canale, ma anche quelli che porterò nei prossimi giorni sono legati. Quindi se io faccio vendere alla Samp un giocatore al Sassuolo, quando farò il mercato del Sassuolo lo farò comprare dalla Samp alla stessa cifra. È tutto interconnesso. Bene, allora, come vi dicevo, costruiamo la nostra Samp sul 4-3-1-2 e non ci muoviamo da quel modulo. Partiamo con i portieri. Allora, la Samp a livello dei portieri è la cosa più semplice del mondo. Ha a disposizione Audero, Falcone e Ravaglia. Non ci sono portieri in prestito, non ci sono portieri in scadenza di contratto. Questi sono i tre. Falcone è stato rinnovato durante la stagione, nel periodo in cui Audero è stato indisponibile. Io li tengo tutti e tre. Cioè, il reparto porta io non lo vado a toccare, perché Audero è un signor portiere, tra l'altro eroe della stagione con il rigore parato a Criscito nel derby. Falcone, quando Audero è stato indisponibile, ha dimostrato di essere molto affidabile, quindi come secondo portiere, secondo me, un lusso, soprattutto per una squadra non da alta classifica. E Ravaglia come terzo va bene, quindi io in porta non tocco nulla. Andiamo alla difesa, difensori centrali. Allora, la Samp ha a disposizione Colley, Magnani, Yoshida,
Ferrari, che nella Samp è diventato un centrale, anche se originariamente ai tempi del Bologna era un terzino destro, però ormai è diventato un centrale a tutti gli effetti, poi all'occorrenza può fare anche il terzino destro. Poi abbiamo, che rientrano dai prestiti, Murillo, che rientra dal prestito al Celta Vigo, e Rocha, che rientra dal prestito all'Internazionale. Allora, Colley, che leggo che potrebbe andare via, non esiste. Colley lo teniamo strettissimo perché è un signor difensore, è leader della difesa, viene da una grandissima stagione, per il livello della squadra è stato sicuramente uno dei top, e quindi io lo tengo come titolare inamovibile della mia difesa perché è da lui che bisogna ripartire. Quindi Colley io lo tengo strettissimo. Capitolo Magnani. Allora, Magnani di proprietà dell'Hellas Verona. Quindi Magnani torna a Verona. Però a noi torna dal Verona De Paoli. Ci arriverò dopo quando parlerò dei terzini. Quindi, secondo me, possiamo andare al tavolo della trattativa con Verona, con il Verona, per trattare questi due giocatori e fare, diciamo, un doppio riscatto alla stessa cifra. Quindi, perché De Paoli è la riserva di Faraoni all'Hellas, un giocatore utile nella rosa. Io, infatti, nel mio fantamercato De Paoli l'ho fatto riscattare al Verona e quindi la Samp si vedrà incassare dei soldi dal Verona. Però Magnani io lo voglio riscattare perché secondo me come riserva è ottimo. Quando ha giocato la Samp ha fatto bene, quindi io lo vado a riscattare, però chiedo un leggero sconto sul diritto di riscatto che mi sembra sia di 4 milioni e mezzo. Io conto di pagare Magnani 2 milioni e mezzo. Questa è la cifra che io conto di pagare. Quindi 2 milioni e mezzo per Magnani e io me lo riporto a Genova. Yoshida invece lo salutiamo, un fedelissimo di Ranieri che quando è andato via dalla Samp ha perso tanto a livello di prestazioni e di gerarchie. Il suo contratto scade, è un ingaggio insomma oneroso, noi lo salutiamo. Quindi svincoliamo Yoshida. Ferrari lo tengo come riserva di Colley, comunque un buon jolly perché appunto può fare anche il terzino destro. Quindi ci rimangano Colley, Magnani e Ferrari. Io voglio un quarto difensore e vado a prendere un titolare. Vado a prendere il titolare che affiancherò a Colley e vado a prendere un giocatore che in realtà di stipendio costicchia, però è un giocatore che, a cui secondo me possiamo offrire un contratto un po' più lungo e spalmare l'ingaggio su più anni. Sto parlando di un giocatore che è in rotta totale con la Lazio. Più che con la Lazio, con i suoi tifosi, avete capito di chi parlo? Di Francesco Acerbi. Acerbi che sicuramente andrà via dalla Lazio, ma non in scadenza di contratto, perché ha ancora un contratto che lo lega alla squadra biancoceleste, ma sicuramente andrà via. Quindi noi ce lo andiamo a prendere. Vista la situazione ambientale che c'è in casa Lazio, Acerbi non andrà via a cifre elevate. Quindi io conto di pagare Acerbi 3 milioni. 3 milioni alla Lazio, mi porta Acerbi in blu cerchiato e gli faccio un contratto magari biennale, dimezzando l'ingaggio. Se la Lazio prendeva 1,6, gli diamo 700.000 per 2 anni. Ecco, questo secondo me è una cifra che ci può stare. Acerbi ci sta che accetti una destinazione di questo tipo perché andando via dalla Lazio è difficile che vada in una squadra migliore della Lazio e se vai in una peggiore sei fuori dall'Europa. Quindi fuori per fuori. Secondo me l'ambiente Sampdoria è molto gradevole e ci può andare volentieri. Quindi Colley e Acerbi sono i miei titolari e Ferrari e Magnani le mie riserve. Capitolo terzini. Allora, terzini abbiamo Augello, Murru, Beresinski, Conti e De Paoli. E De Paoli che rientra dal prestito al Verona. Allora, come vi dicevo prima, De Paoli lo facciamo riscattare al Verona, 3 milioni incassiamo da De Paoli e lo salutiamo. È un altro giocatore che nella difesa 4 ci sta male, mentre invece nel centrocampo a 4 il Verona sta da Dio, quindi salutiamo De Paoli, incassiamo 3 milioni. E sulla destra abbiamo anche Conti, che ha un contratto fino al 2025, l'abbiamo preso a parametro zero, svincolato dal Milan. Però è un ex giocatore, dai, siamo onesti. È un ex giocatore e dove posso piazzare io, direttore sportivo della Samp, un ex giocatore che però non è vecchio? Al Monza. E quindi vado a vendere Conti al Monza per 1 milione. 1 milione, cifra simbolica, che però, insomma, ha ancora 2 anni di contratto, non è, ripeto, non è vecchio. A livello di età, a livello anagrafico, quindi lo diamo al Monza 1 milione e ci leviamo un altro stipendio, insomma, tosto che ovviamente Berlusconi non avrà problemi a pagare. Quindi sulla destra ci rimane Bartosz Berezinski che ha rinnovato quest'anno, non ha fatto una bellissima stagione, però è un giocatore comunque affidabile, è il capitano di questa squadra quando non gioca Quagliarella, quindi lo teniamo. Sulla sinistra abbiamo Murru e Augello. Allora, qua è una situazione un po' particolare, forse vado un po' fuori dai canoni di Giampaolo. Giampaolo durante la stagione ha dimostrato di preferire Murru.
ad Augello, perché più volte ha fatto partire titolare Murro anziché Augello, ma io preferisco Augello. Cioè, io non capisco come si possa preferire uno come Murro. Augello ha un bel cross, ha una bella fase offensiva. Difensivamente non è un fenomeno, però è un giocatore che dà un grande apporto davanti. Murro difensivamente non è un fenomeno, anzi è peggio di Augello, e davanti c'è anche Piedi a Roncola, quindi non capisco perché si possa preferire Murro. Io Murro lo vado a vendere, abbiate pazienza, io tengo Augello come titolare e Murro lo vado a vendere e lo faccio tornare a casa. Il Cagliari è retrocesso, c'ha una fracca di soldi, di paracadute, giocatori e vende così, e Murro, ma te ne torni a casa, torna dalle pecore e vai a farmi incassare un paio di milioncini che me li puoi dare. Quindi Murro lo vendo a Cagliari per 2 milioni. Questo è quello che conto di incassare da un giocatore che quando era al Cagliari giovanissimo sembrava anche essere molto promettente, cioè, anzi, a me piaceva tanto, poi si è completamente perso, quindi lo vado a cedere senza tanto rammarico. Quindi ho titolari, Beresinski a destra, Augello a sinistra, mi servono le due riserve. Le due riserve non le voglio pagare tanto, quindi sulla sinistra vado a prendere dalla Fiorentina Alexa Terzic. Terzino che alla Fiorentina non ha mai giocato, completamente coperto da Biraghi, a italiano non piace, quindi il giocatore verrà ceduto, è un giocatore che non ha mai giocato e tutto il resto, quindi quanto si può pagare? Io ho messo 450.000 euro, proprio una cifra proprio ridicola, giusto per levare uno slot alla Fiorentina. Quindi Terzic, 450.000 euro, la Fiorentina ce lo regala, tanto non gli serve a nulla, e noi ce lo mettiamo come vice Augello, così non ha nemmeno pressioni e già titolare fisso. Comunque Terzic, quando ha giocato la Fiorentina, non era nemmeno così terribile come tanti lo descrivono. Sulla destra vado a prendermi un giocatore che è di proprietà della Lazio, però nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito in Serie B. Quest'anno è stato in prestito alla Cremonese, ma non ha giocato tantissimo. 2 anni fa invece al Frosinone giocò tanto e bene. Quindi io mi vado a prendere Casasola. Terzino, ancora abbastanza giovane della Lazio, un terzino principalmente di spinta, ma che è abbastanza disciplinato, un po' come Beresinski. Quindi vado a prendermi Casasola dalla Lazio, lo pago 2 milioni. Quindi dalla Lazio per 5 milioni prendo Casasola più Acerbi. Questa è un po' l'operazione che faccio con la Lazio. Quindi Casasola riserva di Beresinski. Andiamo al centrocampo. Allora, vi dico subito che ho fatto un po' di casino con i giocatori che metto nei vari reparti, perché ripeto, avendo avuto la Samp negli ultimi anni molti moduli, ci sono esterni di centrocampo, mezze punte, una roba che invece nel 4-3-1-2 io metto mediano, centrocampo inteso mezzali e trequartista. Poi quello che succede, succede. Quindi c'è tanti giocatori che non appartengono a quel reale modulo, l'ho fatto un po' per sintetizzare. Allora, partiamo dai mediani, ok? La Samp come mediani ha Ekdal, Rincon, Sensi, ci metto anche Vieira come mediano, ci metto anche Askildsen, che spesso ha giocato come mediano, e basta. Questi sono i mediani che abbiamo. Allora, li do via tutti. Li do via tutti perché Ekdal è a scadenza di contratto, non glielo rinnovo. Lo svincolo è un altro ingaggio importante che mi vado a togliere, quindi Ekdal lo saluto. Rincon, che è arrivato dal Torino a gennaio, torna a Torino a cui scade il contratto, quindi insomma Rincon si svincola. È un altro giocatore che non rinnovo perché, sebbene si è entrato bene negli ultimi 4 mesi di campionato della Samp, era un giocatore molto grintoso, però serve un giocatore di qualità lì nel mezzo a Giampaolo. Lui vuole giocatori più tecnici, più di impostazione, non dei randellatori. Quindi io Rincon lo vado a salutare. Sensi, che era in prestito dall'Inter, lo salutiamo perché insomma i giocatori ci servono in campo, non nell'infermeria. Quindi lo vado a salutare e lo rimando all'Inter. Vieira lo vendo perché è un giocatore che secondo me non ha mai dimostrato di essere maturo, è sempre molto acerbo, commette troppi falli, è sempre fuori posizione, sbaglia le scelte, tecnicamente ha dei limiti palesi che non coprirà mai, perché quelli sono limiti di natura, e quindi Vieira lo vado a cedere. Lo vado a cedere in Francia, spero di guadagnare un paio di milioni, perché comunque è un giocatore molto giovane, quindi lo vado a cedere a squadre di bassa classifica francese. 2 milioni spero di incassare da Vieira. Anche Askildsen lo vado a vendere, perché è un altro giocatore a cui sono state date delle possibilità, sia Ranieri che D'Aversa un po' di spazio gliel'hanno dato, però è un giocatore che non ha mai dato risposte importanti, quindi lo vado a cedere, e in questo caso conto di guadagnare 1
un milioncino per rimandarlo in Scandinavia oppure Serie B tedesca, robe di questo tipo. Quindi Askelsen lo salutiamo, 1 milione. Quindi ci servono due mediani, il titolare e la riserva. Allora, come titolare vado a fare un acquisto importante, perché come ho detto nel 4-3-1-2 di Giampaolo il regista è fondamentale, quindi serve un giocatore di qualità, serve un giocatore che costa, e lo vado a prendere in Francia. Dal Montpellier mi vado a prendere Chotard. Chotard dal Montpellier lo pago 8 milioni e mezzo, secondo me la cifra super giù dovrebbe essere questa. È un giocatore di grande qualità, un giocatore molto sicuro nel possesso palla, un giocatore che detta bene i tempi di gioco, non è molto offensivo, però è un giocatore di ordine e questo basta e avanza allo stile di gioco di Giampaolo, che si appoggia come fulcro al regista, quindi Chotard per me va benissimo, è un acquisto importante, lo paghiamo tanto, però è un giocatore comunque giovane, è un giocatore che già da un paio d'anni sta facendo bene, quindi secondo me ce lo possiamo prendere. Quindi Chotard dal Montpellier, 8 milioni e mezzo. La sua riserva la prendo a parametro zero, perché i soldi sono quelli che sono e sulle riserve non voglio spendere, e quindi vado a prendermi dagli svincolati dell'Udinese Arslan, che all'Udinese ha fatto sia il mediano che la mezzala, quindi anche abbastanza duttile, è un giocatore anche in questo caso più di ordine che di inserimento o di corsa, però è un giocatore che come riserva di Chotard, che giocherà poche partite perché Chotard secondo me su 38 ne giocherà 34, ci va benissimo, quindi Arslan come riserva di Chotard ci piace. Andiamo alle mezze ali, comunque ai centrocampisti. Allora abbiamo Torsby, Trimboli, Candreva, perché comunque Candreva ha giocato lì quest'anno. Ci metto anche, che ci posso mettere? Vediamo, Leris, ci metto anche Leris, ci metto anche Leris, che in realtà ne sta nel centrocampo, però ha giocato anche lì. Bene, di questi quattro io tengo solo Torsby, che è un altro giocatore come Colley in ottica partenza cessione, perché è un giocatore importante, un giocatore che vale tanti soldi, ma io lo tengo. Io Torsby lo tengo perché a parte è un eroe, lotta per l'ambiente, per il benessere del pianeta, quindi solo per questo per me merita un contratto fino al 2030. Però poi in campo è un giocatore veramente di grandissimo valore, una leadership superiore rispetto agli altri, un giocatore cattivo ma corretto. È un giocatore molto grintoso, è un giocatore tatticamente imprescindibile, giocatore bravissimo in fase difensiva, ma abbastanza utile anche in fase offensiva, un grande saltatore di testa, insomma Torsby secondo me è indispensabile, quindi io lo tengo come titolare fississimo di questa Samp. Gli altri invece li vado tutti a salutare. Allora Trimboli, prestito in Serie B sperando che diventi un giocatore, perché non l'ho proprio inquadrato come gioco, non so nemmeno che caratteristiche abbia. Candreva lo saluto. Candreva lo saluto perché vogliamo fare il 4-3-1-2. Candreva non serve un cazzo. Cioè, se devo metterlo mezzala per poi parlo di Giampaolo, per poi insultarlo 90 minuti perché tende a decentrarsi e andare sull'esterno per crossare, allora tanto vale metterci qualcuno e la mezzala lo faccio di mestiere, no? Quindi io Candreva lo vado a cedere, lo cedo in Serie B, in squadre che puntano alla promozione diretta, quindi Genoa, Cagliari, Benevento, Brescia, insomma, fate voi. Comunque squadre che puntano alla promozione, Parma, squadre che puntano alla promozione diretta, io vado a cedere Candreva a 1 milione, perché quel che pesa di Candreva è l'ingaggio, quindi chi compra Candreva si accolla all'ingaggio importante, quindi il cartellino non si può chiedere più di tanto. Mi levo però un ingaggio grosso per un giocatore che nel 4-3-1-2 non ha posto, quindi 1 milione incasso da Candreva. E poi vi dicevo di Leris, altro giocatore che vado a cedere, anche in questo caso lo cedo in Serie B. Da Leris conto di incassare 800.000 euro. Lo stipendio è diverso, l'età è completamente diversa. Secondo me Leris è un buon giocatore, però anche in questo caso si parla di un esterno puro, un esterno di centrocampo. Secondo me lui è proprio un esterno da centrocampo a 4, non c'entra niente con questo modulo. Lo cediamo, però squadre che giocano con quel modulo lì in Serie B, secondo me potrebbero trovarlo molto utile. Quindi 800.000 euro, secondo me li incassiamo. Quindi abbiamo solo Torsby. Ce ne servono altri tre, un titolare e due riserve. Benissimo, allora il titolare lo vado a prendere a Firenze. Vado a prendere a Firenze, dove abbiamo già preso Terzic, vado a prendermi Giacomo Bonaventura. Vado a prendermi Bonaventura, il buon Jack,
che nella mia Fiorentina del fantamercato ho ceduto perché ho puntato a giocatori di ben altro spessore, ho puntato a giocatori più giovani, più dinamici, e quindi io Bonaventura la Fiorentina l'ho fatto cedere e noi lo prendiamo. Lo prendiamo, Bonaventura strappa probabilmente l'ultimo contratto della sua carriera e anche in questo caso, come per Acerbi, spalmiamo l'ingaggio su più anni, quindi allunghiamo la durata del contratto per spalmare l'ingaggio, perché Bonaventura guadagna. Fiorentina guadagnerà quasi 2 milioni, 1,7, un po' come Acerbi, e quindi noi allunghiamo il contratto. Bonaventura però sta bene, nel senso fisicamente non è al top, ma quasi, per cui secondo me altri 2 anni abbondanti le può fare, possiamo fare anche un triennale a Bonaventura, e noi ce l'andiamo a prendere 2 milioni, e sarà il nostro titolare sulla destra, un giocatore di inserimento, un giocatore di grande esperienza, che sicuramente fa comodo. Le riserve le vado a prendere da una squadra che è sostanzialmente retrocessa. Allora, la prima è Baselli. Vado a prendermi Baselli dal Cagliari perché si svincola il buon Baselli. Parametro zero, giocatore che ha tantissimi problemi fisici, ma che quando sta bene di qualità ne ha nel possesso palla. Quindi è un giocatore che sicuramente a Giampaolo può servire e può piacere. Quindi a parametro zero Baselli io me lo vado a prendere. L'altro giocatore lo prendo dal Parma. Lo prendo dal Parma, a cui magari io vado a vendere Candreva, no? In un'operazione di scambio. Vado a prendermi Grassi. Giocatore che anche lui ha giocato a Cagliari in realtà in prestito questa stagione, grazie a un altro giocatore ha avuto tanti problemi fisici quando era all'Atalanta, non l'Atalanta di Gasperini, quando era all'Atalanta sembrava essere un prospetto importante del calcio italiano, l'ho comprato il Napoli a un sacco di soldi, 15 milioni, poi problemi fisici, prestiti su prestiti, si è perso. Un giocatore di qualità ne ha e che se ritrova la condizione fisica può fare molto bene, quindi io Grassi me lo vado a prendere a Parma per 2 milioni. Per cui i titolari a centrocampo sarebbero Torsby e Bonaventura, però abbiamo Baselli e Grassi che se stanno bene fisicamente possono assolutamente dire la loro. Andiamo alla tre quarti, alle mezze punte, insomma, ai giocatori che giocheranno come trequartista nel 4-3-1-2 di Giampaolo. Allora, chi ci mettiamo? Ci mettiamo Sabiri. Ci mettiamo Verre, che rientra dal prestito all'Empoli. Ci mettiamo Damsgaard, perché comunque Damsgaard è una sottopunta, è un esterno d'attacco, un giocatore che gioca in quella zona di campo. Ci mettiamo Giovinco e basta. Ci mettiamo questi, ok? Allora, Sabiri. Sabiri, cioè, ve lo devo dire io cosa fare con Sabiri? Lo riscattiamo, assolutamente, diritto di riscatto dall'Ascoli, 1 milione, li pago proprio, è il milione che pago più volentieri di tutto questo fantamercato, perché è un giocatore che nel girone di ritorno ha svoltato completamente la faccia della Samp, è un giocatore che gioca benissimo in quel ruolo, quindi io Sabiri me lo vado a prendere, ma proprio volentieri, un giocatore che prendo proprio con estremo piacere, quindi 1 milione il riscatto di Sabiri. Verre, che rientra dal prestito all'Empoli, ha giocato poco perché c'era Mairami in quella zona di campo, lo andiamo a vendere. Anche in questo caso vendo in Serie B, perché Verre è un giocatore che in Serie B può veramente fare la differenza, e quindi, come per altri giocatori che sono ad accedere in Serie B, lo vado ad accedere in squadre di alta classifica. Però Verre è anche giovane, quindi secondo me 2 milioni ce li possiamo fare, forse anche 2,5, 3, insomma, io comunque ho messo 2 come guadagno, ma secondo me davvero ci si può prendere anche di più. Quindi 2 milioni vado a cedere Verre, perché lo vado a cedere? Perché io sulle tre quarti ho un'altra idea, che forse a qualche tifoso della Samp stuzzica anche, quindi Verre non lo tengo. Damsgaard, stesso discorso di Candreva, fa male, perché è un giocatore che ha dimostrato belle cose con la maglia della nazionale, e il primo anno alla Samp, sebbene a sprazzi, ha dimostrato di avere qualità superiori, e quest'anno ha avuto un bruttissimo infortunio, quindi la Samp lo ha aspettato invano perché è rientrato le ultime 3 giornate, però Damsgaard in questo modulo non ci sta bene. E quindi io lo vendo, monetizzo, e grazie a questi soldi vado a comprarmi un trequartista, e cioè ho comprato Chotard, è un regista fondamentale per questo schema. Vado a prendermi un trequartista, vado a prendermi una punta di peso, perché è inutile tenere Damsgaard per metterlo fuori ruolo. È un giocatore che vale tanti soldi, a questo punto lo vendo e ci compro altro. Lo vendo per 17 milioni, perché dopo una stagione passata infortunato sicuramente il valore è sceso. Quindi conto di venderla a 17, ma possiamo farci anche qualcosa di più, secondo me. Lo vendo al Sassuolo.
Sassuolo di Dionisi che invece gioca con gli esterni in attacco, Damsgaard del suo, è un giovane, un ambiente senza pressioni, quindi va benissimo Damsgaard per Sassuolo, va benissimo Damsgaard al Sassuolo e vanno benissimo 17 milioni alla Samp, quindi cedo Damsgaard al Sassuolo per 17 milioni. Giovinco, salutiamo, è venuto a fare le vacanze a Genova e buon per lui, insomma, spero abbia mangiato del buon pesce, però calcio è un'altra cosa. Chi vado a prendere perché ci rimane solo Sabiri? Vado a prendere un cavallo di ritorno, giocatore che è tanto che non veste la maglia blu cerchiata, ma che è tornato in Serie A da protagonista soprattutto l'anno scorso con la maglia del Bologna. Parlo di Roberto Soriano, giocatore che a Bologna ha fatto il trequartista, ora Bologna ha cambiato modulo, è passato al 3-4-2-1 con le mezze punte, è un gioco un pochino più dinamico. Soriano quest'anno si è un po' perso. Quindi, sebbene sia il capitano del Bologna, io nel mio fantamercato del Bologna che trovate già sul mio canale ho deciso di cederlo e quindi lo acquistiamo noi. Lo acquistiamo noi che invece abbiamo bisogno di un giocatore lì. E Soriano alla Samp fece forse la sua miglior stagione della carriera in quel ruolo lì. Quindi noi ci andiamo a riprendere Soriano, cavallo di ritorno che a me stuzzica tantissimo, e forse stuzzica anche altri tifosi della Samp. A me piace. Quindi Soriano dal Bologna, 6 milioni. 6 milioni è quanto pago al Bologna per Roberto Soriano. E me lo metto come trequartista titolare. C'è Savirri come riserva, però in realtà Savirri quest'anno ha giocato anche come seconda punta, quindi possono giocare tranquillamente insieme. Soriano a Bologna ha fatto anche la mezzala, lo puoi mettere come mezzala al posto magari di Bonaventura. Cioè, sono molto interscambiabili, questi giocatori. E comunque qualche riserva di spessore serve, quindi mi tengo Soriano e Savirri sulla tre quarti, considerando che entrambi possono spostarsi, Savirri più avanti e Soriano più indietro. Andiamo alle punte. Allora, come punte abbiamo Gabbiadini, Supriaga, Caputo, Quagliarella, Bonazzoli che rientra dal prestito alla Salernitana, Torregrossa che rientra dal prestito al Pisa, De Luca che rientra dal prestito al Perugia, Lagumina che rientra dal prestito al Como e Prelez che rientra dal prestito all'Olimpia Lubiana. E insomma c'è da fare qualcosa qua assolutamente. Allora, Gabbiadini lo tengo, anzi è un giocatore che è mancato tantissimo per infortunio, un giocatore a me piace molto, è un altro giocatore che può fare il trequartista, che può fare la seconda punta, il centravanti puro secondo me non lo sa fare, però è un giocatore molto duttile e molto spazia molto sul fronte offensivo, è un giocatore di grande qualità, c'è un sinistro veramente importante, uno dei più importanti della Serie A secondo me. Gabbiadini è un giocatore anche molto sottovalutato, lo tengo strettissimo. Supriaga, tanti problemi, scade in prestito con la Dinamo Kiev, lo salutiamo perché è un giocatore che non ha dimostrato nulla, quindi lo facciamo tornare in patria. Caputo c'è il riscatto obbligatorio al Sassuolo, dal Sassuolo perché era stato preso in prestito con obbligo, il riscatto è fissato a 3 milioni, quindi li paghiamo, non è che abbia scelta, devo pagarli, comunque li pago volentieri perché è andato in doppia cifra anche quest'anno. Caputo, 3 milioni li pago col sorriso. Quagliarella. Ho sentito un'intervista al direttore generale della Samp ieri l'altro, insomma, che ha confessato che Quagliarella vuole rimanere finché non è finito il centro sportivo, per cui lo rinnoviamo però non più nell'ottica di farlo giocare, cioè lo rinnoviamo come uomo spogliatoio, come simbolo di questa squadra e all'occorrenza si può mettere in campo, però nel mio schema di squadra Quagliarella non è nemmeno una riserva, cioè è proprio un jolly, ecco, offensivo. Però lo teniamo perché vuole rimanere fino al centro sportivo, fino alla fine della costruzione del centro sportivo. Bonazzoli che rientra dal prestito da Salernitana, ovviamente la Salernitana lo riscatta, c'è 3 milioni, il diritto di riscatto perdiamo secondo me, perché Bonazzoli è un giocatore secondo me che vale molto di più di 3 milioni, però questo è il contratto che è stato fatto firmare, la trattativa è stata fatta l'anno scorso la Salernitana era Vesta, 3 milioni di diritto di riscatto, addirittura non so se diventasse obbligo con la salvezza, comunque ovviamente la Salernitana riscatterà Bonazzoli, quindi noi incassiamo 3 milioni, secondo me si poteva incassare di più da sto giocatore, ma vabbè, non sono scelte che ho fatto io. E 3 milioni incassiamo da Bonazzoli. Torregrossa che rientra dal prestito al Pisa, cerco di venderlo in Serie B, giocatore è una scelta proprio un acquisto del cazzo, non capisco cosa sia passato per la testa alla Samp quando ha preso Torregrossa e Lagumine ha pagato quasi 20 milioni. Veramente soldi proprio buttati via, proprio tanto vale darli veramente in elemosina. Però questa è
sono scelte di un passato della Samp veramente terribile. Torre Grossa lo vendo in Serie B, spero un milione di farcelo. Quindi metto più uno da Torre Grossa. De Luca, che rientra in prestito al Perugia, secondo me valeva qualcosina di più, 1,5 milioni conto di incassare da De Luca, che anche lui lo vado a cedere in Serie B. Stesso destino per Lagumina, cerco di vendere anche lui in Serie B. Anche in questo caso cerco di guadagnare un milioncino. E Prelez, ha un altro anno di contratto, 100.000 euro. Titolo gratuito, rescissione contrattuale, fate voi. Io ho messo 100.000 euro così, giusto per mettere una cifra. Quindi abbiamo Gabbiadini, Caputo e Quagliarella. Quagliarella come Jolly e Gabbiadini e Caputo. Ne vanno presi altri due, sostanzialmente. E uno titolare, perché secondo me Gabbiadini deve fare il titolare come seconda punta. Mi serve una prima punta di peso, anche di fisico. Mi serve un giocatore più potente, che raccolga i cross. Mi serve qualcosa di meglio di Caputo. Con tutto il rispetto, Caputo io lo vedo più come seconda punta che come prima punta. E vado a prendermi un giocatore in uscita dal Napoli, che è il buon Petagna. Petagna che alla spalla ha fatto i suoi gol, arrivò quasi a 18 gol, 16 mi sembra, insomma fece tanti gol. Ovviamente al Napoli è chiuso da Osimhen, da Mertens, spazio non ne ha, ma Petagna è un bel giocatore. È un giocatore anche molto più tecnico di quello che possa sembrare a prima vista, un giocatore intelligente, un giocatore che secondo me può esaltare le qualità di quelli dietro di lui, dei vari Gabbiadini, Soriano, Sabiri, Bonaventura, tutti i giocatori che potrebbero sfruttare il suo fisico, appoggiarsi su di lui per inserirsi e segnare. Quindi io mi vado a prendere Petagna dal Napoli, spesa 12 milioni, una cifra che secondo me ci sta per un giocatore ancora giovane ma forte. Quindi Petagna dal Napoli, 12 milioni è il mio titolare là davanti. La riserva di Petagna, vado a prendere un altro giocatore con caratteristiche simili, quindi un giocatore di sponda, un giocatore forte di testa, un giocatore di fisico, parametro zero. Come per Arslan, vado a pescare dall'Udinese e prendo Ilija Nestorovski. Quindi Nestorovski, parametro zero dall'Udinese. Questa è la mia riserva. Quindi come titolare Petagna, come centravanti, Gabbiadini come seconda punta, Caputo e Nestorovski come riserve. Questo è quello che voglio fare con la Samp. Quindi questo è il mio mercato della Samp. Tenetevi conto che è un mercato che è stato molto difficile, perché appunto c'era da cambiare tanti giocatori per passare a un modulo che è quello di Giampaolo, schierabile, senza dover mettere fuori ruolo mezza squadra. E tenete anche di conto, e secondo me è una cosa importante, che ho pescato tanto dalla Serie A. Perché non, a parte Chotard, che è l'unico giocatore che ho preso dall'estero, l'ho preso dal Montpellier, gli altri li ho presi tutti dal campionato italiano, perché secondo me serve gente che conosce questo campionato. Quindi è stata una scelta voluta. E nei miei fantamercati spesso pesco dall'estero, perché mi piace andare a fare scouting, insomma, in campionati minori, e perché penso che il campionato italiano sia molto, molto costoso. Cioè prendere giocatori soprattutto per le squadre top dal campionato italiano significa spendere tanti soldi. Quindi nei miei fantamercati generalmente faccio più scouting, però in quello della Samp ho deciso di mirare tanto sul campionato italiano. Bene, quindi queste sono le mie scelte. Vi faccio un recap della formazione. Allora, in porta abbiamo Audero con Falcone come riserva, terzino destro titolare Berezinski, la riserva è Casasola, a sinistra abbiamo Augello, riserva Terzic, i titolari centrali sono Colley e Acerbi, in panchina abbiamo Ferrari e Magnani. Centrocampo, Bonaventura, Chotard, Thorsby. In panchina abbiamo Grassi, Arslan e Vaselli. Il trequartista è Soriano, ma c'è anche Sabiri. E la coppia d'attacco titolare nella mia testa è Petagna Gabbiadini. In panchina abbiamo Caputo, Nestorovski. Questa è la mia Samp. Se non vi piace, se vi piace, se volete dire la vostra, volete commentare, volete fare delle domande, qualsiasi cosa scrivete nei commenti, io rispondo sempre a tutti. Se volete supportare il canale, iscrivetevi. Noi ci vediamo ai prossimi video dedicati alle altre squadre della Serie A e agli altri fantamercati. Ciao a tutti!